stando tentavano di andare su al nord, quattro figli. Da quell'esperienza io ho così, se, ogni volta che incontro un siriano mi levo il cappello davanti a quella persona, a quell'esperienza, a quelle situazioni. Sapete, noi come Caritas abbiamo anche un servizio qui in città che chiamiamo delle ferite invisibili. C'è un poliambulatorio dove curiamo, anche se uno si fa male, ovvio, c'è il medico che visita, eccetera, ma c'è anche un altro servizio, perché le ferite che stanno dentro il cuore, dentro l'animo delle persone, che non si vedono, molte volte sono molto molto più dolorose e molto più faticose, non solo da curare, ma da vivere proprio dall'esperienza, delle esperienze che hanno fatto. Quante donne, arrivando da noi, ci hanno raccontato delle situazioni tremende. Si è parlato prima, ha detto una frase Antonietta che mi sembra: la schiavitù oggi si camuffa e non è più quella schiavitù di un tempo. Anche se noi abbiamo trovato delle persone, due donne, le abbiamo trovate che avevano al piede il segno della catena, venivano dalla Mauritania, adesso stanno qui a Roma, il segno della catena ancora al piede, il conoscere quello che sta avvenendo, quello che avviene, credo che sia il nostro dovere, sia il dovere fondamentale. Se vogliamo essere operatori di pace, il primo compito è quello di sapere, di conoscere. Quindi accanto al centro di ascolto che aiuta, dà magari il pane, è necessario che ci sia anche un centro che formi le persone. Ci dobbiamo, ognuno di noi è obbligato a formarsi. Ho mandato qualche giorno fa a Oliviero una mail che mi è stata così girata, di una rivista, Africa News, che dice così, non so se lo sapete, e ve la ripeto, sapete che molti paesi africani continuano a pagare una tassa coloniale alla Francia dalla loro indipendenza fino ad oggi? Cioè, in 50 anni i francesi sono andati via perché c'è stata la decolonizzazione, quindi i paesi africani sono diventati indipendenti, ma andando via ancora oggi pagano tutte le infrastrutture che sono state fatte dai francesi quindi ci sono state, se non pagano, questo è un articolo molto interessante, se non pagano, parlavano di 67 colpi di Stato in Africa, perché coloro che si permettevano di non continuare a pagare quelle tasse che sono state messe nel momento in cui lasciavano questi ambienti, allora io lo dico adesso solamente per sapere, conoscere, è il nostro dovere. E mi piace anche quello che ha detto prima Antonietta, quando ci ha detto l'elemosina, anch'io sono d'accordo, assolutamente, no. Ma perché parlare di elemosina? Vedete, una frase del Vangelo ci ha portato fuori strada. Quando noi diciamo che dobbiamo dare ai nostri fratelli il superfluo, cos'è il superfluo? Io sono stato tanti anni in parrocchia, nei prati fiscali, quanta gente veniva con il pacco e mi diceva: non mi sta più bene, ecco, no, così, basta rimetterci un bottone e si può fare, si può dare via. Oppure, veda questo qui, il superfluo significa che io devo dare agli altri quello che non mi serve più, quello che io non metto più, è questo il superfluo. Questa parola superfluo è venuta da un'espressione del Vangelo e da un'espressione latina, mi permetto prima di dirvela, poi ve la traduco: quod super est date pauperibus, che noi abbiamo detto ciò che non ci serve più, quel super est, non ci serve più, diamolo ai poveri, il superfluo. Ma quella frase del Signore diceva: ciò che è posto sopra il tavolo, condividetelo con gli altri. Vedete, è molto diverso, ecco, il superfluo, dare quello che non mi serve più, o condividere con l'altro quello che io ho e quello che io sono, la mia realtà di persona, di uomo, di e lo condivido con gli altri. Perché da dove inizia il superfluo? Dalla sazietà dei miei bisogni, delle mie esigenze? Quando io ho comprato una Ferrari, allora ho finito, e allora dopo che io ho comprato posso dare qualcosa all'altro, o devo saper condividere quello che io sono, quello che io ho, quello che io devo mettere a disposizione degli altri. Bene, allora io credo che se vogliamo veramente essere uomini e donne e uomini di pace, dobbiamo prima innanzitutto
sapere che cosa noi abbiamo ricevuto come dono, saper conoscere e mettere a disposizione degli altri quello che conoscere quello che sta avvenendo e mettere a disposizione degli altri, condividere quello che noi abbiamo. Ricordate le due parole importanti che Papa Francesco ci ha detto quando è andato a Strasburgo? Due parole mi sembra che siano fondamentali nel discorso che ha fatto ai potenti dell'Europa. E ha detto, questa prima parola, ha detto, guardate che la persona, e ci è stato sottolineato prima da Antonietta, è molto più importante dell'economia, perché la persona vale molto di più, non può essere più importante l'economia a discapito della persona. E l'altra parola ha detto, ricordate, mettete da parte la mentalità dello scarto. Lo scarto, che cos'è lo scarto? Molte volte noi pensiamo che lo scarto è mettere solamente da parte quelli che non ci servono, quelli, insomma, l'anziano non ci serve più, lo buttiamo via. Ma la mentalità dello scarto è una realtà che ci abbiamo tutti quanti dentro noi. E che la mentalità dello scarto è quando noi ci poniamo davanti all'altro e lo misuriamo, lo guardiamo, lo misuriamo e vediamo se ci può essere utile o non ci può essere utile. Se c'è utile io mi ci metto in comune in contatto. Se non c'è utile io lo scarto, lo metto via, lo metto da un'altra parte. E questo, vedete, diventa anche un discorso di formazione personale nostro, diventa un discorso etico e diventa anche un discorso spirituale. L'altro per me non può essere visto solamente nell'utilità per me, ma deve essere visto come una realtà che io devo servire, perché prima di tutto io sono stato servito dal Signore, quello che mi ha detto all'inizio, io sono stato amato dal Signore che mi ha amato talmente tanto dal suo figlio per me, perché io diventassi partecipe della vita sua. Mi sembra che questi qui possono essere, almeno secondo il mio punto di vista, ecco, delle prospettive, dei pensieri che possono, mi permetto di aggiungere, a quello che Antonietta ci ha detto. Quindi vi ringrazio, ecco, di quello che voi così fate, ecco, per cercare di far crescere la pace in questa nostra città. Vi auguro che possiate essere veramente sempre di più uomini e donne di pace. E grazie. Diciamo sempre, quando iniziamo incontri di formazione o altri momenti di approfondimento, che l'obiettivo non è quello di cercare delle risposte, ma l'obiettivo è quello di andarsene a casa con altre domande. E alcune domande possiamo condividere adesso, no? Abbiamo non tanto tempo, ma un po', ce l'abbiamo, chiederei a chi vuole fare domande o fare degli interventi di essere estremamente brevi. E credo che sia Antonietta che Enrico ci hanno aperto degli orizzonti molto 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 ampi, degli orizzonti dove vanno a confluire esperienze e ricerche di formazione, di preghiera, di approfondimento, di conoscenza, e mi permetto anche di dire di confronto stretto con la parola. Mi ha colpito molto la riflessione che Antonietta faceva rispetto a come essere fratelli, a come il Vangelo ci chiede di essere fratelli, no? E come poi Don Enrico ci abbia declinato tutto questo all'interno di alcune esperienze molto, molto concrete. Ecco, su queste ampie opportunità di riflessione che io mi auguro per tutti noi restino così un patrimonio da portare via alla fine del corso, però ci può essere, abbiamo 20 minuti per eventualmente proporre delle sollecitazioni, fare delle domande a altri. Sì, Alessandro, dobbiamo andare via perché Antonietta ha un euro, quindi dobbiamo ha un impegno assolutamente regolamentato. Siamo bravi, mezz'ora ce la facciamo. Prego. Abbiamo concluso, sono in una parrocchia qui di San Luca. Permetti, volentieri, che in un istante faccio un po' sentire indietro. Mi trovavo a Strecrofano. Ho qui davanti, io non so come chiamarla, quello che hai fatto tu a Strecrofano. Dice l'onostalgia dell'altro. Il titolo era Passando in mezzo a loro se ne andò. Tu sei una cristiana nella chiesa che fai la monaca,
Io pensavo che in 3 o 4 mesi avesse cambiato un po' l'abito, pure. Invece sei sempre la stessa, non ci perdi tempo in questo, mi sembra. No. Una domanda e concludo, Olivieri. Ho letto una frase di Sant'Ignazio di Antiochia che non ho capito bene. Dice: nulla è più prezioso della pace che disarma ogni nemico terrestre e spirituale. Se me lo puoi spiegare, ti ringrazio. Qualche altra domanda? Mi chiamo Yolanda, la ringrazio Antonietta per tutto lo che ci ha regalato del suo cuore, perché penso che ci ha dato tante riflessioni. E nel mio caso particolarmente mi tocca molto l'sforzo che dobbiamo fare per vivere con gli altri, perché diamo per scontato che è facile. E lei ha parlato dell'sforzo. E io capisco, penso che tutti noi lavoriamo con gli altri, facciamo del lavoro sociale. Ma come possiamo noi cambiare la nostra mentalità per essere meno arroganti, vedere ogni volta negli occhi agli altri come noi? Qualche volta ci vediamo che non li vediamo con lo stesso cuore. E se riusciamo noi a cambiare noi dentro di noi, prima di pensare a tutti gli altri, penso che faremo qualcosa molto importante. Penso che abbia assolutamente ragione, ma è anche da tener conto che grazie a una buona economia viene trattato il singolo in modo migliore. Tantomeno l'economia pensa al singolo, però nel punto di vista della comunità. E se il singolo trova bene in comunità, significa avere anche una buona economia. Per stare bene il singolo serve una buona economia, giustamente. Dunque, penso sia del tutto sbagliato pensare esclusivamente all'economia, in quanto basta bene il singolo, e non è da trascurare anche questo fatto. Ne cosa ne pensa? Scusate, dico solamente questo. Io credo che questa domanda la devi rivolgere ad Antonietta, perché ha detto una piccola ha detto prima, e probabilmente io l'ho afferrata, lei ha avuto un'esperienza in Bolivia con le persone, dove questo discorso, non solamente di questo discorso solamente si parla, ma si sta realizzando. Provo a domandargli cosa significa quella domanda che tu hai fatto in quella realtà dove lei ha vissuto, che si sta veramente realizzando, mettendo al centro la persona
dove l'economia serve alla persona, non la persona per l'economia, quindi viene schiacciata perché dobbiamo... Però da un po' domanda, ho fatto male, se non è così? I picchi si rispondono male. Sempre meno voce, ma allora parto da lui che è molto ansioso e poi rispondo. E no, no, io sono convinta del problema e credo che quello anche del Papa, cioè non penso che pensasse a che questa storia non deve avere più delle leggi economiche di convivenza, di gestione dei beni, eccetera. Però il grande problema oggi è trovare un altro modo di fare economia, no? Cioè poi si prende anche la parola economia è l'oikos, cioè la casa, è come il governo di una storia dove ci sono anche dei beni. Io sono la prima a dire che non dobbiamo tornare indietro, io ho visto che i popoli che hanno fatto dei processi di liberazione non sono tornati indietro, però un conto è diventare per esempio schiavi della finanza, del denaro e degli oggetti, un conto invece è usare questi mezzi come dei mezzi di legame con gli altri e soprattutto dei mezzi che servono anche per prenderci cura della terra, dell'ambiente, della creazione. Per cui se tu, mi immagino che fai questa domanda perché studi economia, no? Vabbè, avrei pensato così, ora vuoi studiare, non so, però hai ragione, anzi noi siamo troppo poco abituati a uno studio dell'economia reale. Però io credo che vada fatto cercando delle alternative. Cioè oggi noi non possiamo accettare più, ma tutti, guarda, non solo le persone che vivono con meno di un dollaro al mese, ma anche chi sta bene oggi, economicamente bene, non può, questo sistema si sta mangiando da solo, cioè è malato. Per cui penso che c'è bisogno di persone giovani, di persone che hanno studiato anche la vecchia economia per trovare dei nuovi cammini nell'economia, no? Perché in fin dei conti l'economia è la relazione con le persone attraverso le cose e attraverso il denaro, e oggi non devi che questo va bene. Allora bisognerà trovare un modo di relazionarci alle cose, a questo feticcio che è il denaro, in modo nuovo, in modo che davvero il denaro e le cose servano davvero per la dignità delle persone, per vivere felici nel senso riscattando tutte le nostre energie interiori più belle. Io ieri sera ero in una periferia di Firenze piuttosto squallida come tutte le periferie, come sapete, e dicevo che c'è bisogno di un museo della bellezza, cioè è impossibile che Firenze si conosca solo per la Galleria degli Uffizi in centro. Dovranno trovare il modo di educare e di educarsi alla bellezza, per cui bisognerà trovare, cioè questi aspetti secondo me devono essere al centro di uno studio dell'economia intesa appunto come governo dell'oikos, della casa. Allora, ha detto lei che serve un modo migliore. Il modo migliore secondo me è avere da persona a persona confrontandosi su varie idee e tutto ciò. E di certo non lo vedo nella fuga,
nella fuga e nella risoluzione del cercare altri paesi o ciò, perché loro non potrebbero pensarci da